Secondo giorno di Campus Party Italia qui al MICO Milano Centro Congressi. Siamo con le due personalità, se così posso permettermi, che hanno portato avanti da un anno questo evento, che ripeto ha la sua prima edizione in Italia. Parlo con Davide Strozzi, gli dico: non è ancora tempo di bilanci, però siamo alla prima giornata e mezza, come sta andando? Ah, no, pare che i feedback dei ragazzi siano positivi, importanti, c'è molta energia, un'energia positiva che ci fa dire che le cose stanno andando nella giusta direzione, diciamo così. Poi la qualità degli speech è straordinaria, ci sono stati momenti incredibili con Faggin, con Saviano, ma anche con altri speaker, da Andrea Pezzi, Anna Frosi, che sta presentando i nanosatelliti che porta avanti con la NASA. Quindi abbiamo veramente una qualità stellare e questo ci fa molto piacere perché sembra riconosciuta dal pubblico. Stefano, quali sono le reazioni invece dal punto di vista dei partner che hanno aderito a questa grandissima kermesse? No, dai profili istituzionali, alle community, alle università, come stanno reagendo? Ma diciamo che è abbastanza inaspettato l'output che stanno avendo da parte loro. Loro hanno partecipato all'inizio con un minimo di punto interrogativo. La piattaforma è bella, il modello era bello, però essendo la prima edizione ci avevamo pochi benchmark. È straordinario il risultato di aziende, ve ne cito due per definizione, che sono autonomamente distanti dai giovani, Visa e A2A. La qualità della partecipazione all'EuroHack è di altissimo livello, a tanto che Visa mi ha detto: io vorrei poterli ritrovare e ingaggiarli in azienda da settembre, tanto è alta la cosa, ho avuto difficoltà. A2A, che ha avuto non un'altissima presenza numerica, ma quello che è stato presentato è di un profilo assolutamente straordinario. L'esempio: ci sono tante attività di hackathon nel mondo, in Italia ci sono tante realtà forti. Una su tutte, hanno fatto un hackathon l'anno scorso con Tag Innovation, hanno avuto un centinaio di partecipanti, ma poca qualità. Noi abbiamo avuto poche decine di partecipanti, hanno avuto seri imbarazzi a capire quali poter scegliere dall'alta competitività, e questo è il primo feedback positivo, perché Campus Party riesce a portare tanta gente, ma non solo numericamente, anche qualitativamente. E quindi di pari passo le altre aziende. Quant, che è il primo motore di ricerca in Italia, ha avuto un successo straordinario, hanno fatto non so quanti abbonamenti nei primi due giorni, e via via tutti gli altri, devo dire, molto bene. L'altra cosa importante, hai citato le istituzioni, difficilmente un sindaco si muove per una prima edizione e un vicepresidente di una regione si muove per una prima edizione. Dalle due parole che abbiamo sentito sul palco e da quello che ci ha riferito dopo, c'è un fortissimo impegno delle istituzioni per aiutare Campus Party a farlo diventare in Italia realmente una piattaforma sulla digital transformation per tutto il sistema paese. E quindi questo, dopo un giorno, direi che, ragazzi, il team ha fatto un lavoro fantastico. Non lo abbiamo fatto in apertura, lo facciamo adesso. Davide Strozzi è manager di prodotto di tutto il Campus Party, mentre Stefano Cagnoni è il direttore commerciale. Ringraziamo e gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per l'altra giornata in mezza che ci aspetta. Domani Enrico Mentana, ma già oggi pomeriggio tantissimi ospiti fino a sera. Seguiteci su Social Reporters e Campus Party Italia per non perdervi tutti gli highlights qui da Milano Centro Congressi. Grazie. Grazie. Ciao.